Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. E allora continuiamo a vedere l'azione presunta dello Spirito Santo al Concilio, con l'argomento della durata. La durata del Concilio. 1. Prima memoria. 7 ottobre 1964. Siamo agli inizi della terza sessione e sono trascorsi 2 anni di lavori. In udienza da Paolo VI, sono da Santo Padre, cerca di conoscere la mia mente sul termine del concilio. Mi accorgo che sarebbe contento di finire in questa sessione. La terza. Ma se è necessario, consente anche ad una quarta breve sessione. Questo è 7 ottobre. Cosa accadrà 12 giorni dopo? La durata del concilio 2, seconda memoria, 19 ottobre. Quando alcuni si sono accorti che vi era la possibilità di chiudere il concilio con questa sessione, hanno messo in opera ogni mezzo perché questo non avvenisse. Ogni mezzo umano, non spirituale. Ad enumerare tutte le manovre dei moderatori, 3. L'Arcare Döpfner Synens, per favorire le tendenze dilazionatrici di alcuni, non si finirebbe più. Quel che è buffo, per non dire altro, è che attribuiscono le manovre a me, che sarei il manutengolo della curia romana. Commento finale. Questo concilio ha suscitato un gran fermento. La pastorale, l'ecumenismo, la libertà. Ha aperto la bocca a tanti sconsiderati che finora avevano provvidenzialmente taciuto. Poi, questo prolungare il concilio sine die. Senza giorno, all'infinito. Questo fare, disfare, rifare, ridisfare gli schemi è urtante. La durata del concilio 3, terza memoria. 29 ottobre, 10 giorni dopo. In udienza da Paolo VI. Durante l'udienza comunico al Papa, tra l'altro, l'infelice intervento della mattina fatto da Cardinal Sunes sulla limitazione delle nascite e la mia impressione che molti, e in primis i 3 moderatori, vogliono portare il concilio per le lunghe, sì che non basterà neppure la quarta sessione. Qui sono ancora durante la terza. Il Papa pensa di no. E, casomai, prima della quarta sessione, si dirà in modo perentorio che quella sarà l'ultima. Commento finale di Pericle Felici. Ma ascolteranno il Papa? Ecco come si stabiliva la lunghezza del concilio. Pressioni, furbizie, lungaggini. Ecco che si cercava di prolungare il concilio il più possibile, evidentemente per rielaborare continuamente i testi conciliari fino ad ottenere il risultato voluto per sfinimento dei partecipanti. Si giunge alla fine del concilio
e all'assurda aspettativa di Pericle felici secondo quanto qui riportato. Si conclude il concilio 8 dicembre 65, 3 anni e 2 mesi dall'inizio del concilio. Bella giornata. I padri sfilano come il lontano 11 ottobre 1962. Festa della maternità di Maria. La funzione è un po' lunga, ma bella e toccante. Al termine leggo il breve di chiusura. Quindi torno dal Papa per ricevere la benedizione. Mi abbraccia e mi dice parole di compiacimento e di ringraziamento. Tutto a lode di Dio. Seguono le acclamaciones e la benedizione del Papa con il congedo finale. Poi, forse nessun concilio ha avuto una fine così bella e promettente. Allora, o questo Pericle Felici è una persona completamente sprovveduta, dopo tutto quello che ha scritto, oppure un difensore del concilio ha riscritto questa annotazione in senso positivo. È mai possibile che una sfilata di vescovi possa promettere il lieto fine dopo 3 anni di scorrettezze e sotterfugi di tutti i tipi? Infatti, 8 mesi dopo, per la preparazione del sinodo, che è una riunione dei vescovi italiani, Pericle Felici esclamerà: Dio nostro, aiutaci! Arriva il sinodo, 20 luglio del 66, 8 mesi dopo. Sua Eminenza Samore mi consegna, da parte del Santo Padre, il progetto del regolamento del sinodo episcopale, la riunione dei vescovi italiani. Da vederlo, correggerlo come credo e poi riproporlo al Papa. Domanda a Sua Eminenza Monsignor Samore: chi dovrà interessarsi del sinodo? Mi risponde che il Santo Padre ha designato la mia persona. Se si tratta di fare la volontà del Papa, va bene. Personalmente non sono entusiasta. Chissà come funzionerà e cosa combinerà questo sinodo. Deus nos adiuvet. Dio nostro, aiutaci. Prima valutazione del Concilio. Da quanto fin qui indagato, di cosa si è occupato il Concilio? Forse dei problemi spirituali e religiosi dell'uomo comune? Forse di come la Chiesa doveva cambiare la sua predicazione e il modo di insegnare la religione agli uomini comuni? No. Già da questa sintesi dei lavori, confermata molto di più dalla successiva fonte più specifica, si constata che i vescovi si sono occupati del loro potere rispetto a quello del Papa. Si constata che i vescovi che avevano conquistato la direzione del concilio cercarono di scavalcare addirittura la segreteria generale del concilio, istituita dal Papa. Si constata, infine, che cercarono di prolungare il concilio a tempo indeterminato. Ossia, la religione è assente. Invece, cosa avrebbe dovuto fare il Concilio? Avrebbe dovuto fare almeno quello indicato da Giovanni XXIII, dopo 2 o 3 anni di preparazione. Ossia, predicare meglio all'uomo comune la religione, come ha scritto nell'enciclica Ad Petri Cathedram. Il 29 giugno 1959,
oltre 3 anni prima del concilio. Eccolo qui. Scopo principale del concilio stesso sarà di promuovere l'incremento della fede cattolica e un salutare rinnovamento dei costumi del popolo cristiano e di aggiornare la disciplina ecclesiastica secondo le necessità dei nostri tempi. Visto? Incremento della fede cattolica e aggiornamento della disciplina. Quindi non del magistero o dei rapporti con i protestanti, con le altre religioni o della messa. No, aggiornamento della disciplina ecclesiastica. La disciplina all'interno della Chiesa. Scopo per di più ripetuto e molto più dettagliatamente nel discorso di apertura del concilio, Gaudet Mater Ecclesia, dell'11 ottobre 1962. Il 21esimo concilio ecumenico vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta la dottrina cattolica, che seppure tra difficoltà e controversie è diventata patrimonio comune degli uomini. Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario indire un concilio ecumenico. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l'intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e pacato, senza nulla togliervi. In quella maniera accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti del Concilio di Trento e Vaticano I. Concilio di Trento contro la riforma protestante di Martin Lutero. Vaticano I sulla infallibilità del Papa. Occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati. Dunque un rafforzamento degli insegnamenti di questi due concili. Come auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, apostolica. Giovanni XXIII. Occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. L'esposizione, non il contenuto. Altro è infatti il deposito della fede, l'insegnamento, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina. Altro è il modo con il quale esse sono annunziate, predicate. E indagatore, qua c'è il prossimo video.